Giornata di festa ad Anghiari per la cerimonia di consegna della reliquia di San Francesco dalla chiesa della Propositura, dove si è celebrata la solenne messa presieduta dal vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca, fino alla chiesa della Croce in processione, chiesa della Croce che ospiterà la reliquia. Sempre in chiesa si sono tenuti saluti istituzionali con assieme una breve storia della reliquia, che dopo la santa messa solenne è stata portata in processione fino alla chiesa della Croce, passando per piazza Baldaccio e percorrendo il tratto finale della salita. Il sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri, ha parlato all'interno di una propositura gremita di autorità civili e militari, eredi dei Barbolani, associazioni del paese ma anche del quartiere aretino di Sant'Andrea, rappresentanti dei sacri conventi della Verna e di Assisi, oltre i pubblici amministratori dei due comuni, oltre alle suore di Nostra Signora della Cenacolo, ultime custodi della reliquia, più tanti fedeli del posto che hanno seguito con grande devozione tutta la cerimonia. Ma quale significato riveste da oggi questa reliquia qui ad Anghiari? Diventa ed è il segno di una presenza. Anzitutto è la presenza della testimonianza di San Francesco, del legame di questo luogo con la Verna, dove San Francesco ha ricevuto il dono delle stimmate, e questa è parte del saio di quell'evento che Francesco ha vissuto. Allora è un segno della presenza, della testimonianza di Francesco, che è una testimonianza di Vangelo, il Vangelo vivente che ci trasmette i segni dell'amore e della misericordia di Dio. E per noi oggi, attraverso questa testimonianza di Francesco, diventa segno anche della presenza del risorto. Credo sia un bel dono per questa comunità di Anghiari, che qui custodisce allora un tesoro, perché c'è un tesoro di memoria, di spiritualità e di annuncio che è dono e diventa responsabilità. Eccellenza, una giornata di grande religiosità e fede. Sì, e di grande partecipazione, perché tantissima gente che ha partecipato davvero con attenzione, ascolto, con il cuore, ecco, soprattutto. La partecipazione di fede si vede, si sente dal cuore, e oggi l'abbiamo sentita. Il sindaco Alessandro Polcri, oggi è stata veramente una giornata di grande festa. Sì, è stata una grande festa per Anghiari. Voglio anche ringraziare tutta la parrocchia, Don Alessandro, in particolare anche la famiglia Barbolani, perché è stata custode per secoli del saio, anche del lembo, perché comunque sia l'abbiamo mantenuto ai fini, ai giorni nostri. E la cosa più bella per Anghiari, l'ho detto proprio oggi prima della messa, che noi da città della battaglia, lo voglio ricordare, diventiamo anche luogo di pace e di pellegrinaggio. Dunque questo abbraccio fraterno fra Assisi e Chiusi della Verna con Anghiari credo che sia, insomma, l'elemento più bello, non solo simbolico ma identitario, di questa terra. Anche per il parroco di Anghiari, Alessandro Bivignani, è stata davvero una giornata speciale. È davvero una giornata storica, ci riempie il cuore di emozione, un pezzo della veste di San Francesco è qui, e quindi il cammino della comunità cristiana davvero riparte con nuovo entusiasmo, con nuovo vigore. Questo è l'augurio davvero che è per me e per tutta la comunità, per tutti i fedeli che poi da oggi in poi verranno in questo luogo benedetto. Grazie a voi.